Lavoro di rifinitura per le due squadre, Piedimonte Treppini e Alife, in vista del big match di eccellenza in programma sabato prossimo a Capriati al Volturno. Per l'indisponibilità dello stadio di Piedimonte a causa dei lavori, cresce naturalmente l'attesa per la gara sia nelle squadre che nelle due tifoserie. Noi siamo andati a sentire questa volta i due allenatori, Morra e Geloso, alla vigilia della partitissima per sapere come stanno vivendo la gara. Per noi, con Mister Geloso della Life, c'è Mariangela Marotta. A te, Mariangela. Sì, Lorenzo, siamo qui col mister della Life. Mister, innanzitutto, che partita sarà? Ma io spero che sarà una partita da tutte e due le squadre dove ci mettiamo tutto quello che ci vuole una partita, massimo impegno, massima concentrazione per cercare di portare a termine un risultato positivo. Cosa teme di più dei suoi avversari? Ma io temo tutta la squadra. In questo momento è la squadra che è più in forma, la squadra che sta facendo un buon gioco e poi là davanti c'è due persone molto, molto importanti come Di Matteo e Napoletano che fanno la differenza. Quanto è importante secondo lei avere i nervi saldi in questo momento? Ma noi siamo tranquillissimi, noi stiamo disputando un campionato eccezionale e continuiamo fino alla fine in questo modo, tranquilli, quello che sarà il risultato finale va bene lo stesso, quindi noi siamo tranquilli e faremo sicuramente una buona partita. Qual è secondo lei il reparto che potrebbe determinare la vittoria? Quindi attacco, centrocampo, difesa? Guarda, in questo momento si affrontano due squadre, il miglior attacco e la miglior difesa, quindi sarà una partita ben preparata per quanto riguarda questo evento. Poi nel campo si vedrà. Un pronostico prima di salutarci, chi vincerà? Ma io spero nella Life, ma l'importante è che sia una bellissima partita, una giornata di sport per tutti e auguro una vittoria alla mia squadra. Che In bocca al lupo. crepi. Bene, sempre con Mariangela Marotta, questa volta però con l'allenatore del Piedimonte Treppini, Mario Morra. Sì, Lorenzo, siamo col mister del Treppini. Allora, mister, cosa teme di più del suo avversario? Ma diciamo che noi temiamo più noi stessi. Con tutto rispetto per la Life, credo che diciamo, sarà una partita aperta a tutti i risultati, anche perché è un derby, quindi i derby si sa che solitamente vince sempre chi non è favorito. In questi casi si vocifica che la squadra favorita sia la mia squadra, però io metto un attimino in dubbio tutto questo che si dice in giro, perché comunque è un derby. La Life è una squadra che non ci ricordiamo, cioè non ci dimentichiamo che è una squadra imbattuta. Quindi per noi sarà una sfida, diciamo, veramente ostica, e credo che i miei ragazzi ce la metteranno tutta per far sì che il risultato, mi auguro che ci diano una risposta positiva per quanto riguarda il risultato. Quindi niente, mi auguro che sia una partita soprattutto bella, bella da vedersi, anche perché io ad Alife ho allenato 2 anni bellissimi, dove ho avuto dei ricordi abbastanza belli. Quindi mi auguro che vinca il più forte, e poi tutto il resto mi auguro che sia uno spettacolo di pubblico dove deve vincere lo sport. Secondo lei, quale sarà il reparto determinante per la vittoria? Quindi attacco, centrocampo, difesa? Ma io credo che sia una partita equilibrata, anche se la Life subisce pochi gol, noi siamo un attacco che ce lo invidiano tutti, quindi credo che sia una partita equilibrata, una partita dove vince chi ha i nervi ben saldi, e che sia una partita dove caratterialmente deve essere una partita ben forte, ma ecco, solo agonisticamente. Poi è normale, poi il risultato, io mi auguro per il Piedimonte che il risultato sia dalla nostra parte, però è una partita tutta da giocare. Quindi la riprendo proprio su questo pronostico. Chi vincerà? I pronostici in questi casi io non li ho mai fatti, i pronostici. A me è interessato sempre fare una bella partita, una partita con tanta determinazione, concentrazione e voglia di ottenere il risultato a tutti i costi. Però è normale, è una partita di calcio dove io mi auguro che vinca il Piedimonte.
e sarei un ipocrita se non dicessi questo, però abbiamo di fronte un avversario di tutto rispetto che sicuramente, considerando che loro si sentono inferiori a noi, raddoppieranno le forze per poterci battere, però ecco, noi triplicheremo le forze per poterli battere, però ripeto, pronostici non ne faccio, mi auguro che sia una partita, una bella partita, poi è normale che vinca il migliore e più fortunato in questi casi. In bocca al lupo. Crepi. Ambiente su di giri ma senza schermaglie e polemiche, insomma la gara si presenta così come dovrebbe essere, una vera festa di sport. A seguito delle due squadre si prevede un grosso esodo da parte delle due tifoserie che gremiranno lo stadio di Capriati al Volturno, sia pure in settori diversi. Nulla trapela ovviamente sulle formazioni. Per oggi è tutto, alla prossima. Sigla.